bilancio anche di questa situazione. Noi torniamo ad incentrarci sul tema però del caro carburanti e lo facciamo con il segretario generale di Adiconsum, Pietro Giordano. Buonasera. Buonasera Buonasera. Grazie. e benvenuto sui 99.8 di Radio Yes. Grazie. A giudicare dagli ultimi dati, la Adiconsum si è adoperata prima con un osservatorio sui prezzi dei carburanti, poi con alcune proposte. Di fatto, allo stato attuale, la crescita dei prezzi è stata esponenziale. Abbiamo dato poco fa dei numeri, un più 11,9% rispetto soltanto al giugno per la benzina, 14% l'aumento per il gasolio. Insomma, una situazione che proseguirà su questa scia. Sì, noi purtroppo oggi eravamo proprio al Ministero e abbiamo immaginato che ben presto, speriamo che i fatti ci smentiscano, altro che 1,60, diventa 1,70 e probabilmente 1,80. Qui c'è un meccanismo perverso che riguarda le accise intanto. Sì. E quindi le accise che risalgono addirittura alla guerra di Etiopia e che sono un'imposta fissa e quindi gravemente iniqua, perché sia il pensionato con la pensione al minimo, sia chi ha i SUV paga la stessa quota, e poi questo fa realizzare un aumento dell'IVA e quindi è un meccanismo perverso che poi ha incidenza anche sull'inflazione, perché la cosa grave è anche questa. Aumenta l'inflazione perché uno del paniere, una realtà del paniere per l'aumento dell'inflazione è appunto il costo della benzina, aumenta l'inflazione come oggi si è rilevato, aumentando l'inflazione la Banca Centrale Europea aumenta i tassi di interesse, aumentando i tassi di interesse aumentano i mutui variabili delle persone e quindi siamo in una situazione disastrosa. Proprio una delle cause è appunto questo aumento vertiginoso del Dei prezzo della prezzi benzina. dei carburanti perché anche per quanto riguarda la benzina abbiamo registrato questa impennata, ma i nostri radioascoltatori lo lamentano, anche sul gasolio la situazione non è sicuramente migliore. No, anzi, È questo peggiore. incide non solo sui consumatori classici, diciamo, ma incide anche sulle piccole aziende, tipo le aziende agricole. Trattori, eccetera, Sì. vanno e questo è un altro meccanismo perverso perché aumentando il prezzo del gasolio per i trattori, faccio solo un esempio, aumentano i prezzi sugli ortaggi, aumentano, quindi è un'escalation assolutamente allucinante. Ecco perché noi abbiamo chiesto al governo che tagliasse le accise. Abbiamo appoggiato anche una proposta di legge in questo senso. Una proposta invece è arrivata in un altro senso, in questo caso per placare anche diciamo le ire dei benzinai che sono pronti ad uno sciopero, che già alcune compagnie stanno scioperando proprio nella giornata di oggi, il 27 e il 28 di luglio, poi ci sarà un ulteriore sciopero. La proposta è arrivata dal sottosegretario Stefano Saia, sottosegretario allo sviluppo economico. Perché? Perché per rinnovare in qualche modo la filiera, rendere il sistema più razionale vuol dire anche diminuire di fatto i gestori, insomma, le Sì, la proposta è stazioni. quella, è un pezzo della proposta che al tavolo del Ministero avevano fatto le associazioni dei consumatori. Il problema è che è solo un pezzo. E Saglia, comprendo che in questo momento, diciamo, non è proprio, non si trova, io ho molta stima di Saglia, devo dire, perché è una persona seria, però il governo in questo momento ha necessità di fare cassa, diciamo. Saglia ha fatto il possibile, ma è solo un pezzo di quello che noi avevamo proposto. Manca tutto il pezzo dell'allargamento delle pompe bianche, che per gli ascoltatori significa quelle che non hanno i classici marchi, Agip e compagnia cantando, e quindi indipendenti che possono abbassare ulteriormente il prezzo. Abbiamo anche chiesto che, e in questo senso ci è venuto incontro, ma non totalmente, che si liberalizzasse il mercato dei distributori, perché liberalizzandolo c'è più concorrenza. Noi abbiamo Certo. interi tratti autostradali che non sono coperti, basta andare da Roma a Pescara. Ci Esatto, sì. Ecco, sono soltanto due distributori, faccio l'esempio. ho avuto un'esperienza personale, tra l'altro, su quella Ah, strada. Eravamo alla ricerca di un benzinaio, disperatamente. E guarda caso, non a caso, è chiaro che se io ho solo due distributori su una tratta che è di circa 150-200 km, secondo dove devo andare, è chiaro che realizzo, e
quelle due pompe di, quei due distributori mi fanno il prezzo che vogliono, ora la dico così. Certo. Ecco, invece la liberalizzazione diventa che io faccio concorrenza. Questo è il paese che tutti si riempiono la bocca di questa parola, liberalizzazione, poi alla fine nessuno le realizza. Ecco, ma allo stato attuale di cose, quindi anche all'interno della congiuntura economica nella quale ci troviamo, con questa manovra che sta per essere approvata nella giornata tra oggi e domani, insomma, per il via libera definitivo, quali sono le prospettive reali per i cittadini, per i consumatori? Qui noi abbiamo la necessità da una parte di approvare la manovra, perché ormai il debito pubblico corrente, non quello accumulato nei decenni purtroppo, è un debito pubblico che se non copriamo manda il paese in default, e quindi noi pagheremmo, diventeremmo la Grecia, per capirci. Già. Il problema è dove si taglia. Allora, noi come Adiconsum abbiamo proposto, uno ad esempio, i tagli del costo della politica. Sotto alcune province o alcune comuni non hanno assolutamente senso, a parte una serie di enti inutili come comunità montane magari messe a mare, sono soltanto portatrici di clientele, si mantengono per portare clientele. Noi abbiamo detto cominciamo a tagliare lì, recuperiamo e poi facciamo una lotta seria all'evasione fiscale. E non ci vuole molto per farla. In questo modo si potrebbero riequilibrare, certo, anche i prezzi della benzina. Bravo. Non ci vuole molto a farla, basta andare nei garage, nei porti e negli aeroporti e scopriremmo, come tutti sanno, che chi ha i SUV magari dichiara meno del proprio lavoratore dipendente, chi ha le barche ce l'ha sotto le società e quindi non paga nulla, e chi ha gli elicotteri probabilmente o gli aerei probabilmente dichiara molto meno del costo dell'aereo o dell'elicottero. Ecco, basterebbe che la Guardia di Finanza, ma non è un problema la Guardia di Finanza, il problema è di chi governa, cioè della volontà politica di arrivare a questo, agisse in questo senso. Invece purtroppo si aumentano le accise. Ecco, e allora con la speranza che presto possa o almeno sistemarsi ad un prezzo più o meno equo i costi, insomma, dei carburanti, che poi sono il tema, oltre il tema fondamentale della puntata, anche un tema, credo, caro ai nostri radioascoltatori, soprattutto in vista dell'estate in cui molte famiglie si muoveranno, insomma, con i propri mezzi. Ecco, tra l'altro questi aumenti, che poi si parla sempre di aumenti stagionali, come per magari le spiagge, esatto, i prezzi dei traghetti, i prezzi dei biglietti degli aerei, guarda, ma come mai arrivano sempre in corrispondenza dell'estate, o almeno spesso in corrispondenza dell'estate? Sì, sono a roleggeria, nel senso che è chiaro che nel momento dei picchi si aumentano i prezzi, trovando la scusa del carburante. Se parla con le compagnie dei traghetti che hanno aumentato fino al 120% la tratta Civitavecchia, faccio solo un esempio, sì, Sardegna, ti dicono che la scusa è il carburante, che è falso, però è chiaro che aumentando i carburanti gli dà l'alibi per poter aumentare e ammazzando il turismo, perché è chiaro che la Sardegna, se non avesse immesso i traghetti pubblici, e noi non siamo invece per la liberalizzazione, è chiaro che un pezzo del turismo sardo, che non è solo italiano ma è, diciamo, è internazionale, verrebbe a essere, come dire, penalizzato. La stessa cosa riguarda anche gli italiani, che ormai si spostano sempre di meno fuori, e che però con questo aumento del carburante, tra l'aumento dei traghetti, tra l'aumento del carburante, è chiaro che invece di fare 15 giorni fanno sempre di meno, 10, 12, 7. E questa cosa nel PIL nazionale incide non poco. Certo, è chiaro. Noi la ringraziamo davvero molto per essere intervenuto questa sera, ci ha chiarito grazie parecchi aspetti. Le auguriamo un buon lavoro. Grazie a Pietro Giordano, segretario generale della Adiconsum, e noi con queste notizie ci fermiamo. Radio Yes, la radio della città di Roma.